Mi occupo di editoria di poesia prevalentemente, seppure siamo qui a Più Libri Più Libri come Edita. Edita è una piattaforma di crowdfunding che ingloba diverse case editrici con cui noi abbiamo lanciato progetti, la Samuele Editore e Vita Attiva Editore. Sono di Pordenone, terra privilegiata grazie a Pordenone Legge per la poesia, e sono in piedi da una decina d'anni. Libri di punta attualmente, beh, ne abbiamo diversi, perché grazie a Dio la poesia ultimamente è ben fiorente. Quindi potrei dire sicuramente Juan Arabia, che è un argentino, tra l'altro un collega molto molto bravo, e abbiamo due libri che presenteremo qui a Più Libri Più Libri, che è Il dolore di Alberto Toni e Piano di evacuazione di Flaminio Cruciani, ambedue di Roma. Noi siamo distribuiti da la ONB, che è friulana, che lavora in tutto il nord Italia, e poi siamo distribuiti su Facebook. Già da un paio d'anni la casa editrice sta puntando alla creazione di cicli di eventi. Noi puntiamo tantissimo agli eventi, facciamo tante manifestazioni. Abbiamo appena creato le notti del mito, che saranno la settimana scorsa in tutta Italia. Quindi i progetti per quando saremo grandi, sostanzialmente implementare da una parte gli eventi ciclici, dall'altra parte il lato di formazione. Noi come casa editrice formiamo gli autori, cerchiamo di dare un appoggio, di farli crescere e crescere con loro.